Senza salutare nessuno, parte con un episodio del 1988 in cui io, mio padre e mia sorella partiamo per la Jugoslavia e partiamo da casa dei miei nonni paterni ad Agordo, nelle Dolomiti Venete. Quella mattina mia nonna sparisce e lascia solo un biglietto dove c'è scritto: "Non mi salutate nessuno". Da lì il titolo del libro e da lì io vengo a sapere che mia nonna aveva una storia che nessuno mi aveva mai raccontato e che lei non mi racconterà mai, ossia che suo padre e suo zio erano stati infoibati a Vinez nell'autunno del 1943 e che in seguito a quell'evento lei e la sua famiglia erano venuti via dall'Istria e non c'erano tornati mai più, non ci torneranno mai più perché mia nonna morirà nel 2002 senza essere mai tornata. Passano gli anni. Questa storia rimane in un certo senso chiusa in un cassetto della memoria finché, a 15 anni dalla morte di mia nonna, io torno nella casa di Agordo e decido che, voglio scoprire qualcosa in più sulla storia che si era portata dietro una vita, per una vita senza raccontarmi mai. Non trovo, trovo pochissimo nei cassetti, trovo queste due fotografie in cui vediamo Romeo Martini, suo padre, in cui vediamo lei da piccola con i suoi genitori. E a questo punto decido di partire per l'Istria per andare a Santa Domenica d'Albona, che era il suo paese, che oggi si chiama Nedescina, non solo per vedere luoghi e per cercare persone e per provare ad arrivare sulla foiba di Vinez, ma anche per scoprire chi era lei, visto che avevamo parlato così poco, chi era suo padre, chi era sua madre, chi erano i suoi nonni, quindi ricostruire tutto un ramo istriano della mia famiglia, di cui non solo io non sapevo nulla, ma anche tutta la generazione che mi aveva preceduto. Quindi, in un certo senso, è stato un tentativo di andare a riempire di parole un buco nella memoria mia personale e poi, se vogliamo, anche pubblica, che mi era stato consegnato e che ho pensato fosse arrivato il momento di andare a recuperare.